meriti vanno riconosciuti, poiché quest'uomo mi ha soccorso nell'ora più buia. E a quanto ho appreso, non ha assistito solo me. Spenderò molte parole per te nella cronaca delle nostre imprese, ma prima dobbiamo scriverne la fine. Vieni. Vedo che vi siete incontrati. Da poco. Ma la notte è giovane e abbiamo molto di cui discutere. Voglio sapere cosa potete offrirmi. Abbiamo risorse limitate, ma sappi che ascolterò le tue richieste, Ali. Più tardi. Ora dici cosa sai di Al-Hul, così Basim potrà fare ciò per cui è venuto. Sì. Prima le vostre questioni, ma solo per questa volta. Al-Hul invia ordini alle guardie della prigione, a cui indica dove scavare intorno a Baghdad, ma non usa solo prigionieri. Qui c'è una nota promissoria per i braccianti. Pare che Al-Hul stia comprando anche manodopera straniera. Che mai potrebbe condurre affari del genere a Baghdad senza destare sospetti? C'è solo un uomo, Masoud Al-Yaqub. Si occupa dei saponifici di Baghdad. Promette un salario ai migranti stranieri, persiani soprattutto. E così obbliga quella gente a lavorare ai suoi scavi, illudendola con la prospettiva di una paga dignitosa. Pesci! Ha raggiunto uno degli scavi di Al-Hul. Si è finto prigioniero. Che è successo? La ricerca è stata inutile, ma le guardie hanno cercato lo stesso di chiuderci la bocca. Ne ho stesa una e sono fuggito. Dubito che gli altri ce l'abbiano fatta. Uno stupido azzardo che non ha portato a niente. Non proprio. Al-Hul sarà il caravanserraglio. Ne stavano parlando le guardie. Ma certo, dove i mercanti si fermano per riposarsi. Se Masoud sta comprando manodopera straniera, è probabile che lo faccia al caravanserraglio. Che aspetto ha? È grande e grosso. Ama agghindarsi con gioielli e sete d'Oriente. Non sarà difficile individuarlo. È tempo, Basim. Qual è il tuo piano? Questo sarà Basim a deciderlo. Basim? Da solo? No, radunerò i miei uomini. E darai uno spettacolo indegno. Presto potrai mostrare il tuo valore, ma questo è il giorno di Basim. Consideralo parte del nostro accordo. Basim? Sono pronto. Vieni con me, allora. Vieni, Basim. Possiamo arrivare a un membro dell'ordine, Basim. E come gli altri membri passati e futuri, Al-Hul merita di morire. Parliamo di un predatore che plagia i disperati e gli emarginati. E tali atrocità continueranno, poiché Al-Hul è solo l'ingranaggio di una grande ruota che gira con violenza. Finché lo farà, noi occulti ci impegneremo a fondo per fermarla per sempre. Oggi offrirai la tua mano e la tua lama a questa stessa missione. E sebbene Al-Hul sia il tuo primo bersaglio, non sarà l'ultimo. Credo fermamente in ciò.
E in te, reggendo alla mia freddezza e alle mie dure lezioni, sappi che mi hai colpito, Basim. La presenza dell'ordine a Baghdad e altrove poggerà su sabbie mobili finché tu resterai la punta della nostra lancia. E voi sappiate che intendo rimanere tale, guidato dalla vostra mano, maestra. Devi starmi accanto! Un alveare che brulica. Vieni, volgi lo sguardo alla prova che ti ha. Mercanti, bestiame. Carovane da ogni dove. Il disordine dei mercati di Anbar non era nulla. Dove regna il disordine, regna il caos, e il caos offre opportunità. Ti si presenteranno molte strade. Sii reattivo, ma paziente. E fidati dell'istinto. Quello è Masaud, al balcone. Proprio come diceva Ali. Lo vedo. Ora va. Intingila nel sangue del bersaglio. Ti raggiungerò a cose fatte. Pensavi di celare la tua crudeltà, Al-Hul. Perché hai scelto gli indifesi e pensavi che le loro grida di aiuto restassero inascoltate. Hanno scavato per te, sono morti per te, e tu li hai gettati via come fossero rifiuti. Solo per cercare un manufatto nel deserto. Persino ora stai trattando schiavi, al sicuro nel caravanserraglio. Tu cerchi vittime da incatenare e affamare. Ma ora affronterai un uomo libero. Entra in scena, Basim. Io ti osserverò. Sì, i miei occhi, chiedo. Cosa succede?
Ci hanno promesso un lavoro garantito e ottimi compensi. E invece finiremo a sgobbare nel deserto. Ci hanno ingannati. Ti prego, devi aiutarci. Dimmi come posso esservi utile. L'uomo che ci ha portati ha un atto che ci lega a Masaud. Se non si è fatto ancora pagare, sarà qui intorno. Se riuscissi a sollevare questi uomini dai loro obblighi, presto Al-Hul verrebbe a sapere che la sua forza lavoro è in fuga. Non fermatevi. Salute, amico mio. Quali sono le merci che porti con te? Avorio e miele. E tu? Vuoi fare affari con me? Forse. Ma per ora darò soltanto un'occhiata. Mostrami la via da seguire. Sono certo. Le guardie stanno facendo... Non ti vogliamo. Cosa rimanda la tua partenza, amico mio? Un uomo di nome Masaud vuole ispezionare la mia merce. E così, eccomi qui. Ma chi si crede di essere? Che cosa stai trasportando? Lo chiedo solo perché potrei aiutarti. Dici davvero? Sarei molto felice di vedere quell'uomo su tutte le furie. Porto una cassa di seta e spezie. Prepara il cammello. Vedrò che posso fare. Non ne sono certo. Potrei convincere quel mercante a partire all'improvviso per stanare al culo. Passo resteremo qui tutta la notte. Serve una visione più ampia.
cassa di seta e spezie. Non credo ce ne siano molte altre qui. Al-Hul merita una sorte ben peggiore del semplice affondo della mia lama. Manderò all'ordine un messaggio forte e chiaro. Si presenta un'opportunità inaspettata. Potrei sfruttarla a mio vantaggio. Salute, viandante. Il caravanserraglio è ricco di merci oggi. Mi chiedevo se tu avessi qualcosa da vendere. Io tratto solo in dirham, ma ciò che vendo non sono merci, ragazzo. Sebbene ci sia chi la pensa diversamente. Non sono sicuro di capire. Vendo uomini, braccianti, ma ho già preso accordo. Potrei farti cambiare idea. Ho molto denaro e i tuoi uomini mi farebbero comodo. 15.000. È assurdo. Chi può permettersi di pagare tanto? Faresti bene a tenerti questa domanda per te. Via da qui ora. Se voglio liberare quegli uomini, devo impossessarmi dell'atto. Allora vedi di toglierti di mezzo, altrimenti basta. I due stanno discutendo a gran voce, ma serve chiamate più le guardie. Cosa potrei fare per aiutarli? Dove sono le guardie? Questo furfante merita la prigione. Furfante, come osate farvi vedere qui? Guardie! Accorrete! Eh? Ma dove? Non
Voi non mi avete visto. E ora al salvataggio. Ma dove è finito? L'atto di vendita mi è caduto. No! Recuperato l'atto dal mercante. Non avete più alcun obbligo, andate. I braccianti sono liberi. Al-Hul verrà a saperlo. Devo prepararmi a colpire. Al-Hul verrà messo al corrente. Metti fuori il naso, codardo. Sono solo di passaggio. Perché siamo stati legati? Non conosco. Dov'è il sovrintendente? Desidero di avere delle spiegazioni. È tutta una truffa. Che intenzioni avete con noi? Che succede là fuori? È la tua fine. Allah ti maledica. Volgi il tuo odio a te stesso, Masahud. È stata la tua malvagità a condurti qui. Malvagità? Verso chi? Gli insipienti, i deboli, schiavi del proprio fato. Dominarli è nella nostra natura divina, ed essi sono tenuti a un contributo. Un contributo? A cosa? Al futuro, la cui conoscenza giace sepolta sotto queste sabbie. Alcune cose devono restare immutate. No. Questi sono doni. Ci sono stati destinati. Ci parlano. Come tu ben sai. Io? Oh sì, sarai anche un occulto, ma non solo.
Nihal. Basi. Libera la mente. La ricerca incessante di Al-Hul a spese di vite umane è giunta al termine. È un giorno vittorioso per coloro che sono scampati alla sua crudeltà e per gli occulti. Le trame dell'ordine a Baghdad sono ancora un mistero, ma almeno ora siamo certi che Al-Hul non reciterà più alcun ruolo. Ho motivo di credere che fosse alla ricerca di oggetti simili a quello che rubai al Palazzo d'Inverno. Perché l'ordine sta cercando queste reliquie del passato? E perché le protegge con tanta dedizione? Stai iniziando a farti le domande giuste, Basim. Insieme troveremo le risposte. Ormai non ho altro che domande. Che intendi dire? Niente. Dimenticate le mie parole. Come posso farti da guida se non parli con chiarezza? Io sono tormentato da incubi. In questi incubi, un djinn mi perseguita finché non mi risveglio sudato e in preda al terrore. Ad Alamut avevo quasi smesso di pensarci. Ma quando ho ucciso Al-Hul, l'ho percepito di nuovo. E me ne chiedo il perché. Perché qui? Perché ora? Perché io? Mille domande, senza risposta. Avrei voluto dirvelo, ma... Temevi che potessi considerarti un debole. Siamo deboli solo se ci rassegniamo a esserlo. Per vincere una debolezza, devi fare il necessario per lenire il dolore che ne è causa. Mi concedereste una breve pausa? Vorrei cercare una vecchia amica. Nihal? Mi ricordo. Lei è importante per te, vero? Sì. Ma l'ultima volta credo di averla convinta del contrario. E ciò ti addolora? Allora affrettati a lenire questa ferita. Mi troverai allo studio di Harbiya quando sarai pronto. Se davvero ho visto Nihal, non ho idea di dove sia andata. È tornata ad Anbar, forse.